Good day, fellas. Questa è la Tasmania. Andiamo a fare un giro. Ciò che colpisce di più della Tasmania è la sua incredibile natura. Guardate qui, in cima a questo trekking sul Monte Rufus. È un'isola incredibile, natura pazzesca. Poi sono stato molto fortunato qui, ormai l'estate è finita, sta iniziando l'autunno, i colori sono, come potete vedere, meravigliosi. Ancora più bello il fatto che non ci sono persone. La notte fa un bel po' freddo, abbiamo dormito in tenda e siamo arrivati anche a 0 gradi. Qui invece vi porto a Hobart, questa è la città più importante di tutta la Tasmania. Qui sono all'interno del MoNA, che è il museo di arte moderna e antica della Tasmania, fondato da David Walsh, un matematico e grande scommettitore che nella sua vita, con i soldi vinti scommettendo a blackjack, si è fatta una collezione privata di opere d'arte, quantomeno un po' strane. Direi di tornare nelle terre selvagge. Andiamo. Questo, che sembra un cimitero di macchine, in realtà è dove sto vivendo in questo momento. Sì, perché per risparmiare qualche soldo ho diritto a un programma di woofing. Woofing è praticamente il lavoro in cambio di vitto e alloggio. E dove vi sto portando adesso è proprio all'interno della fattoria ed è dove sto vivendo. Venite con me. Sì, è proprio un Magic Bus stile Into the Wild. Guardate dentro. Per risparmiare i soldi bisogna ingegnarsi e qui in Australia uno dei modi migliori è viaggiare attraverso le relocation. Cos'è la relocation? In pratica bisogna portare delle macchine, o in questo caso dei camper, da una città a un'altra. Nel mio caso da Hobart in Tasmania devo portarla fino ad Adelaide e guardate che mezzo mi hanno dato. Questo mi costa la bellezza di $20 per 5 giorni. Vi consiglio, se viaggiate in Australia, di seguire questa idea. Qui sono nel parco naturale di Wineglass Bay ed è un ambiente meraviglioso. Mi ricorda molto la Sardegna. Questa che vedete alle mie spalle è Wineglass Bay, ovvero la baia fatta a forma di calici di vino, è di una bellezza incredibile. Come bellissima è stata tutta la Tasmania, una piacevolissima scoperta all'insegna della natura, delle camminate e del divertimento all'aria aperta. Ora torno in terraferma ad Adelaide, dove mi attende un cargo che in un mese mi porterà fino in America, in Canada, nello specifico a Vancouver.
un mese sul Pacifico, un'altra sfida interessante e molto 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 motivante. Quindi con questo vi saluto dall'Australia, dalla Tasmania. Buona vita a tutti, ci vediamo in America. Ciao!